Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo tutorial. In questo tutorial vi spiegherò come fare un vostro sfondo personalizzato, tutto per voi. Allora, per poter iniziare ci servono tre piccoli elementi. Allora, innanzitutto una texture che deve essere più o meno della dimensione del vostro monitor o comunque in una dimensione predefinita di Full HD, che è di 1920x1080. Poi alcune piccole immagini da mettere dentro al vostro sfondo. Allora, apriamo subito Photoshop e vediamo come partire. Allora, iniziamo con creare un nuovo file. Quindi io lo chiamerò tutorial sfondo. Faccio larghezza 1920x1080, voi dovete fare, se volete in Full HD. Altrimenti fate 1200, che è la dimensione del mio monitor, che è più di Full HD. Metodo colore RGB 16 bit trasparente. Questo serve perché altrimenti non potremo aggiungere molte immagini, anzi no, non le potremo aggiungere per forza. Quindi facciamo ok e avremo subito la nostra immagine. Allora, io direi subito di mettere la nostra texture. Come vedete è apparso un quadrato bianco. Quel quadrato bianco lì a cosa serve? Serve a farvi capire che si può inserire quell'immagine. Allora, intanto io togliamo questa pubblicità. Intanto, vedete che c'è una fascetta lì. Io vado in giù fino a che non si vede. Ok, ora non c'è più. L'allargo ancora qualche pixel di sopra perché mi sembra ci sia una striscia. No, non c'è nessuna striscia. Sono pazzo. Bene. Ora che abbiamo la nostra bellissima texture, possiamo cominciare. Quindi premiamo invio e ora l'ha inserita. Io facciamo così. Texture sfondo. E lo blocco in modo che almeno non lo sposto e non faccio casini. Così, come vedete, se lo bloccate, se tentate di spostarlo, vedete che il livello è bloccato, quindi non vi dà la possibilità di muoverlo. Io ho scaricato questa immagine di un set da gaming, quindi oddio, com'è pixelosa. Allora, cercate Logitech headset gaming, così, cose così, per poter avere questo tipo di immagine. Allora, ora la rimpicciolisco un po'. E la piazzo in alto e qui. Bene, la piego un po'. Invio. Oh, invio. Ok. Ora inserisco anche l'altro personaggio, lo rimpicciolisco. Ah, non vi ho detto, per rimpicciolirle non fate semplicemente così con il click del mouse perché rischiate che il personaggio magari venga tappo ciccione oppure alto stecchino. Basta tenere premuto Shift, vedete, lui mantiene le proporzioni originali del vostro personaggio, comunque dell'immagine che state inserendo. Ora la metto abbastanza qui a lato. Invio. Ora avete il vostro personaggio, comunque il mio personaggio perché lo volevo aggiungere io. L'ho aggiunto. Come vedete adesso io sotto qui ho notato che le scarpe non hanno un contorno nero, quindi ce lo creo io. Come si fa a creare questo coso nero? Allora, innanzitutto andiamo sulla cosa del pennello, cliccate o sulla freccina, tenete premuto con il tasto sinistro, oppure cliccate con il destro. Seleziono lo strumento matita e vado più vicino e clicco una sola volta così. Dice che bisogna rasterizzare l'oggetto, quindi facciamo ok, altrimenti non si può modificare.
Io finisco qui i contorni in modo da poter usare poi il secchiello. Bene. Ora seleziono lo strumento secchiello, come vedete qui, e clicco in mezzo. Tac. Ora ha più o meno riempito del tutto queste scarpe. Per finirla del tutto io adesso prendo lo strumento pennello, sempre tasto destro, strumento pennello, lo rimpicciolisco perché è veramente troppo grosso, e inizio a... Ok, ora che le scarpe del mio personaggio sono colorate, ci aggiungerò degli occhi perché è davvero inquietante. Quindi selezioniamo una dimensione adatta, quindi 1, facciamo 30. 33, to. Oh, è perfettissimo. Chiudiamo questo. Allora, facciamo che qui lo metto qua e qui lo metto qua. No, mi sembra troppo alto. Ok. Ora che al mio personaggio ci ho messo pure degli occhietti fantastici, fatti con un pennello, quindi sembrano anche abbastanza carini per essere fatti con un pennello. Eppure sì, li ho fatti con un pennello. Vi vedo a tutti! Ok, basta. Ora dobbiamo mettere la scritta che ci caratterizza. Quindi io uso questo font, Batman Forever Alternate, scaricato da dafont.com, vi lascio il link in descrizione. Quindi scrivo tutto maiuscolo, facciamo. O minuscolo. Ah, tutto maiuscolo, capo Matteo, perché io sono una persona maiuscola. Non con due C, non capo Matteo e basta. Ora, faccio... Clicco sul livello, faccio Ctrl T in modo da poterlo piegare. Spostiamolo un pochino. Ok. Invio. Allora, adesso facciamo tasto destro, opzioni di fusione per aggiungerci qualche effetto bello. Se no, se lo volete semplicemente colorare, siete degli sfigati di merda. No, scherzo. Selezionatelo tutto, andate qui e lo colorate del colore che più volete, se volete un marrone o bianco, così, vabbè, ma bianco non credo. Quindi tasto destro, opzione di fusione, vediamo, potete dargli un effetto di rilievo come se fosse in 3D, traccia, questo lo tengo perché mi piace, ombra interna, no, bagliore interno neanche. Finitura lucida, no. Sovrapposizione colore, sfumatura. Oh, ecco, qua ci possiamo sbizzarrire perché sono veramente tante le sfumature, cioè ci sono quelle personalizzate di Photoshop, altrimenti delle sfumature che potete fare voi. Io sceglierò questa e cambierò un pochino lo stile, quindi poi clicco in mezzo, ecco. Vediamo, avvicino. Avvicino un po' di più, ok. Adesso qui ci metto un bel blu.
Sì, così va bene. Ora faccio copia e incolla a questo codice in modo da poterlo mettere anche dall'altra parte. Clicco qui sul colore e qui seleziono questo e ci metto questo codice qui. Ora, in mezzo non mi piace quel giallo, quindi ci metterò un altro colore. Probabilmente un altro blu però più sbiadito. Vediamo, facciamo così. E ce ne metto uno più sbiadito. Oh, ci sta. Allarghiamo un po' così sembra fa un effetto più largo. Non so voi, ma a me questo effetto piace. Ho dato una ginocchiata incredibile alla mia povera scrivania e la mia sedia mi sta implorando di stare fermo. Allora, quindi faccio ok, sovrapposizione pattern. Vabbè, qua ci potete aggiungere un pattern, poi potete scalarlo, metterlo più piccolo, più grande, dargli un'opacità che diminuirla sarebbe bene, altrimenti vedete solo questa roba qui nella vostra scritta. Poi bagliore esterno e ombra esterna, vabbè. No, l'ombra ci può stare, non la modifico neanche, abbastanza carino. Bene, ecco qui. Ora abbiamo la nostra piccola immagine che possiamo usare. Con questa tecnica potete comunque fare molte altre immagini. E io è con questa tecnica personalmente che faccio le mie è con questa tecnica anche che ho fatto questa. Solo che con questa ci ho messo un po' più di tempo perché questa scritta qua non l'ho fatta con Photoshop, bensì con Cinema 4D. Però non ho intenzione di fare tutorial su Cinema 4D perché ci metterei veramente molto tempo. Bene, ora che la nostra immagine è pronta, andiamo su File, Salva con nome. Non guardate quel nome, è una sorpresa. Andiamo qui su Tutorial sfondo. Allora, intanto salvo il PSD. Ok. Poi ancora salva con nome. Quando ha finito di salvare, ok. Salva con nome. Io la salvo sempre in PNG perché viene molto bene. Quindi tutorialsfondo.png. L'interlacciamento aumenta solo la dimensione dell'immagine, quindi io lo tengo perché probabilmente viene più in alta definizione, altrimenti mettete nessuno e comunque la compressione mettetela perché riduce di qualche mega la dimensione della vostra immagine, quindi facciamo nessun interlacciamento, vabbè. Tutorial sfondo. Dov'è? Salvataggio in corso. La 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 la. Ok. Tutorial sfondo. Ecco, come vedete qui è venuta un'immagine molto bella. Come vedete ha una definizione molto alta, veramente in alta definizione. Potete usare questa tecnica per fare le vostre immagini di copertina, le vostre immagini anche del profilo, anche se ne ho usata un'altra ancora, non ho solo scritto del testo in pratica. Insomma, spero che questo tutorial vi abbia aiutato. Se così è stato, lasciatemi un bel mi piace, iscrivetevi. Se avete qualche dubbio su qualche funzione di Photoshop, su come fare delle cose, commentate e noi ci vediamo al prossimo video.